Grazie a voi per l'opportunità. Due parole di introduzione sul gruppo. SKF è un gruppo leader a livello mondiale di produzione di cuscinetti. È presente in Italia con circa 4.000 persone e 7 stabilimenti. E quindi i programmi di cui stiamo parlando sono programmi che sono nati nel gruppo, per il gruppo e quindi con una valenza direi molto internazionale, perché non è solo un'iniziativa italiana, ma è un'iniziativa che è stata diciamo condotta a livello mondiale, per cui la componente diciamo di diversificazione culturale e di diversità in cui si è lavorato direi è abbastanza importante, quindi comprenderete perché nella presentazione ci sono diciamo delle linee guida abbastanza di alto livello e la standardizzazione delle applicazioni è lasciata poi alle diverse unità. I concetti di Manufacturing Excellence nel nostro gruppo direi che datano abbastanza indietro nel tempo e sono cominciati direi definendo un sistema di gestione della qualità a livello gruppo, che per noi è fondamentale in quanto direi uno dei nostri pilastri è quello di dare ai clienti la garanzia che non ci sono differenze qualitative che vengono dalla locazione in cui è stato prodotto un cuscinetto in particolare, quindi per il cliente deve essere trasparente la provenienza del cuscinetto in quanto le performance qualitative devono essere garantite, per cui in questo si comincia a definire e a capire l'importanza che ha per noi il concetto di standard. C'è poi stata una razionalizzazione di quello che chiamiamo il nostro modello produttivo, ovvero sia il concetto di canale produttivo, e il tempio del Manufacturing Excellence che vedremo fra un secondo. Si è poi passati al concetto di Total Quality System, con una fortissima attenzione alle tecniche di riduzione di zero difetti, e alla fine l'introduzione del Six Sigma per riallacciarci alle tecniche di riduzione della variabilità, che quindi ci permettono poi il passo successivo, che è il miglioramento continuo, per finire con quello che chiamiamo il bridge della nostra Manufacturing Excellence. Parlavamo di tempio, e questo per dare una scala temporale, il primo esempio di Manufacturing Excellence in SKF è stato quello che è stato definito il tempio dell'eccellenza. Il tempio dell'eccellenza è nato nel 1989 ed è stato il primo approccio diciamo sistematizzato all'eccellenza produttiva. La base del tempio sono i canali di produzione, quindi le nostre linee produttive, che sono state standardizzate anch'esse a livello mondiale in termini di macchinario e di processi. E vedete i vari pilastri che compongono il tempio, che erano diciamo le tecniche di miglioramento su cui il gruppo si è fondato, e quindi possiamo leggere TPM, quindi il Total Productive Maintenance, possiamo vedere che c'è il resetting, e quindi il cambio di tipologia sulle linee produttive, l'efficienza delle linee operative, sicuramente un pilastro importantissimo, training, e di nuovo zero difetti. Su questi pilastri si è lavorato diciamo per circa un quinquennio, dopodiché si è cominciato a sentire che
E quindi c'è stata un'evoluzione attraverso, diciamo, la lavorazione in batch alle lavorazioni per canale, quindi su linee produttive. Dopodiché si è cominciato a sentire l'esigenza di dare a quello che era il nostro sistema di approccio al Team Manufacturing Excellence una svolta che viene molto semplicemente dall'evolversi dei tempi e quindi da sistemi produttivi che si evolvono, si evolve il mercato e quindi è necessario, soprattutto si evolve anche il capitale umano che lavora in azienda, per cui è necessario rinnovare e rinnovarsi e rinnovare le metodologie con cui si lavora. Per cui si è partiti in azienda, direi nel 2006 circa, a cominciare a riflettere adesso cosa ci sarà dopo il tempio, cosa facciamo, e quindi si è cominciato a lavorare anche con dei nostri clienti, si è cominciato a lavorare con Toyota, si è cominciato a lavorare con Scania, e che sono aziende che hanno, diciamo, sviluppato sistemi di manufacturing eccellente, e alla fine si sono presi degli spunti, ma si è deciso di non copiare diciamo pedissequamente un sistema, perché ogni azienda è diversa dall'altra e quindi deve ragionare sul sistema di cui si vuole dotare per poter andare avanti, e quindi è nato questo Bridge of Manufacturing Excellence di cui parleremo oggi. Ingegnere, un secondo le chiedo per una comunicazione, diciamo, di organizzativa. Io ho dimenticato prima di segnalare che sono stati distribuiti dei foglietti a tutti voi, sui quali siete invitati, se volete, a scrivere delle domande. Se possibile, questa prima sessione, prima del coffee break, vorremmo gestire domande e risposte appunto prima del coffee break, quindi se potete fare le domande e darle al personale in sala, potremmo poi andare avanti col programma. Mi scusi per l'introduzione. Quindi direi che però prima di definire come arrivare al Manufacturing Excellence, alla fine è importante chiedersi che cos'è per una certa azienda, come lo definisce, che cosa rappresenta, e questa è la definizione che è per SKF, quindi è il nostro desiderio, la nostra lotta per arrivare ad essere definiti come world class producer, evidentemente nella nostra settore merceologico, ma la cosa importante è che questo per noi coinvolge tutti i dipendenti, quindi deve essere una cosa che viene da tutti, dal top e dalla base, e vuol dire lavorare secondo principi definiti, ne parleremo fra poco. Quindi in ultima analisi è Manufacturing Excellence, è l'approccio lean alla creazione di valore. E il lean manufacturing quindi è l'utilizzo di metodi sistematici per eliminare gli sprechi e le attività a non valore aggiunto. Di nuovo c'è focus su quello che vuol dire l'approccio al cliente e quello che per noi è importante, quindi dare al cliente quello che loro si aspettano, evidentemente in termini di tempo e di costo, né più né meno di quello che in sostanza i nostri clienti sono disposti a pagare. Sorvolo sulle perdite, perché sono state trattate esattamente nello stesso modo nella presentazione precedente, e direi che quindi la visione della nostra azienda sul Manufacturing Excellence è quello di essere world class, ma le tre parole qui sono importanti, ed è tutti quanti in azienda, in ogni luogo, quindi in tutte le aziende della nostra compagnia, che sono sparse in tutto il mondo, ma non solo le aziende intesi come stabilimenti, ma anche unità di vendita e unità operative, tutti i giorni. Quindi deve essere un qualcosa che avviene nel continuo da parte di tutti, tutti i giorni.
parlavamo quindi del sistema che ha generato il nostro concetto e approccio di Manufacturing Excellence. E quindi tutto questo parte evidentemente con dei valori e coi driver che ogni azienda ha, e per questo che dico che ogni azienda alla fine deve decidere come vuole orientare il sistema, li vedremo fra breve. E questo continua con questo sistema, diciamo, a tre step, in cui vedete i principi, i metodi e i risultati. Quindi i principi, che vedremo di nuovo nel dettaglio fra breve, sono in sostanza quelli che devono guidare il modo in cui vengono approcciate le problematiche in azienda. Questo è, diciamo, quello che ha rappresentato una discontinuità col passato in azienda, in quanto spesso e volentieri si soleva partire dai risultati, e dicendo per noi partiamo dai risultati che vogliamo avere, in funzione di quelli ci creiamo i metodi e poi andiamo avanti. In questo approccio si è cercato di partire da un altro, con un altro approccio, dicendo dobbiamo definire quelli che sono i principi secondo cui nella nostra azienda possiamo creare un business che sia profittevole, evidentemente, perché come tutte le aziende siamo sul mercato non certo per beneficenza, e quindi in funzione di questi principi dobbiamo definire i metodi che ci permettono di lavorare seguendo i nostri principi, e dobbiamo avere poi un sistema di misure che ci permetta di monitorare che i metodi che ci siamo dati in funzione dei nostri principi ci permettano di raggiungere i risultati che vogliamo raggiungere. Evidentemente questa non è una strada solo in un senso, ma è un percorso anche di feedback continuo, perché questo processo non è un processo che è definito nella pietra, ma è un processo che deve continuare a svilupparsi nel tempo e a modificarsi in funzione delle condizioni esterne, soprattutto per quanto riguarda i metodi e i risultati. Direi un po' meno per quanto riguarda i principi, e lo capirete tra poco quando ne parleremo. Quindi è stato sviluppato questo concetto grafico di Bridge of Manufacturing Excellence, che si basa, e lo vediamo direi in un'animazione un pochino più in dettaglio. Quindi partiamo, come avevo detto, dai nostri driver, che quindi sono come non dissimili da quelli di molte aziende, quindi profitability, qualità, innovazione, velocità e sustainability, e sui valori aziendali, che quindi sono etica, empowerment, openness e teamwork. Questi sono direi dei pilastri aziendali che sono stati definiti tempo fa e che l'azienda continua a ritenere assolutamente validi. E su un concetto importante di leadership, che vedremo nella prossima slide perché merita un minimo di approfondimento, sono stati definiti quindi i pilastri che definiscono questo tempio, che sono i principi, i cinque principi che vedremo un pochino più in dettaglio, per cui sono standardizzazione, Right for Me, che è in sostanza descrive la responsabilizzazione degli individui all'interno dell'azienda, We Care, che indirizza il concetto di, se vogliamo, di sustainability, ma a 360 gradi, vuol dire anche la partecipazione dell'individuo e dell'azienda rispetto all'ambiente, ma anche rispetto ai colleghi, insomma, vuol dire la preoccupazione per tutti. Demand driven flow, che indirizza la parte
che non è solo una parte logistica, ma che è una parte di programmazione sia della produzione sia dell'acquisto, e quindi gestione fornitori e gestione clienti, per cui si espande la catena del valore al di fuori dell'azienda, e continuous improvement, che è, diciamo, il contropilastro della standardizzazione. C'è il canale che continua ad essere la base della nostra realtà produttiva, lo era prima, è stato confermato di continuare ad essere, quindi non ci sono degli sconvolgimenti all'interno delle aree produttive in termini di organizzazione di hardware. Come ho detto, il canale si estende dai fornitori fino al cliente, e quindi questo concetto vuole essere esteso sia verso i clienti sia verso i fornitori, per limitare le perdite, diciamo, di valore. Due parole sulla leadership che abbiamo visto prima. Il Manufacturing Excellence è stato, come state forse cominciando a capire, prima di tutto un grosso cambiamento culturale per la nostra azienda, in termini soprattutto partecipativi, cioè è un qualcosa, la partecipazione, che ha una lunga tradizione, ma si è cercato con questo programma di renderla estesa a tutti, e soprattutto di gettare le basi per cui questa partecipazione restasse nella cultura dell'azienda e non fosse solo un programma che passa e di cui poi non resta nulla. Questo è possibile solo con un fortissimo coinvolgimento da parte del management aziendale, che è quanto sta succedendo. Questo però non vuol dire solo da parte del management aziendale spingere perché gli altri facciano, ma vuol dire spingere perché gli altri facciano, ma anche spingere in modo diverso e cambiare culturalmente, prima di tutto, chi è in posizioni manageriali, perché vedete che le aree su cui vogliamo focalizzare la leadership sono Go and See, che per noi è un programma in cui vuol dire in sostanza essere molto presenti all'interno dello stabilimento, sulle unità produttive, nelle linee produttive, per cui tutto il management si renda fisicamente conto della realtà produttiva, dei problemi che ci possono essere, e non questo da parte del management, ma anche da parte di tutti gli enti che girano intorno alla produzione, quindi engineering, logistica, progettazione prodotto, progettazione processi, risorse umane, qualità. Spendere tempo in officina per rendersi conto di persona dei problemi. Encourage learning, che per noi è fondamentale, quindi il management deve essere parte attiva nello spingere il training e l'apprendimento a qualunque livello, e nel far sì che i dipendenti si facciano loro stessi parte attiva in questo. Questo è definito nei nostri piani di sviluppo individuali, in cui vogliamo che le persone e il management siano entrambi partecipi dei processi di sviluppo individuale. Molto importante fare in modo, come manager di un'azienda, che i problemi, quando vengono, diciamo, analizzati, vengano analizzati e risolti una volta per tutti. E ultimo, che è la parte forse più difficile, è quella della delega verso i propri collaboratori, della propria autorità, ovvero sia cercare di non essere, diciamo, noi stessi i bottleneck dei processi decisionali e dei processi di miglioramento. Per cui è anche per un manager, non è semplicemente questione di spingere qualcosa, ma è anche questione di trasformare se stesso con l'azienda.
guardiamo in dettaglio i principi e partiamo dal lavoro standardizzato. Quindi il lavoro standardizzato vuole per noi dire che dobbiamo tendere ad avere sempre e costantemente una situazione che sia normale. Normale vuol dire che è una situazione che riflette e rispetta degli standard definiti e che sono stati procedurizzati. Questo vuol dire evidentemente non solo organizzare il posto di lavoro, non solo definire i processi, ma vuol dire anche avere l'abilità di correggere in tempo reale le deviazioni dei processi. Per cui di nuovo questo è importantissimo, il coinvolgimento di chi lavora sulle linee, perché non si può pensare di risolvere in tempo reale le deviazioni di un processo solo venendo da aree esterne alla produzione. Il principio seguente, che si chiama Right for Me, mette in sostanza al centro la persona, quindi tutti i dipendenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ognuno di noi ha la responsabilità personale di quello che sta facendo, e che sembra un concetto ovvio ma spesso non lo è tanto, a tutti i livelli. Quindi anche sulle linee di produzione, questo chiama le persone che lavorano in linea a responsabilizzarsi nella risoluzione di problemi. Ci sono chiaramente delle tecniche, ci sono delle fermate apposite per discutere dei problemi che ci sono in linea, in modo tale che il team di canale lo possa risolvere. Questo vuol dire anche che chi lavora sulle linee e chi lavora fuori dalle linee è responsabilizzato nel definire i rischi che ci sono nei nostri processi, sia sui prodotti sia sulle persone. Il pilastro che definiamo We Care vuol dire di nuovo che tutti quanti sono coinvolti. Per cosa? Sono coinvolti per garantire la disponibilità di posti di lavoro in assoluta sicurezza, quindi zero incidenti. Vuol dire che tutti quanti devono essere coinvolti nel mettere a disposizione, nel mettersi a disposizione per assicurare il training necessario a dipendenti e colleghi. Non riusciremo mai a formare tutti i dipendenti solo dall'alto, ma è fondamentale che i colleghi più esperti possano aiutare i nuovi arrivati sul lavoro, e anche per questo ci sono evidentemente programmi definiti, e evidentemente per ultimo nel minimizzare gli impatti ambientali. Questo va negli esempi più stupidi, nella raccolta differenziata degli imballaggi per i materiali di produzione che devono essere differenziati in linea, all'evitare gocciolamenti di oli, voglio dire, anche nelle cose più sciocche si può aiutare comunque in modo sostanziale l'ambiente. Il demand driven flow, come dicevamo, è la parte che coinvolge la catena logistica. Evidentemente la nostra azienda vuole produrre quello che serve non per il magazzino ma perché è richiesto. C'è una riduzione continua di quelli che sono gli inventari in termini di percentuale sul venduto. Questo avviene continuamente anno dopo anno. Questo pone evidentemente degli obiettivi molto tirati, perché questo accade non solo sul finito, ma sono inventari di prodotto, sono gli inventari completi, quindi anche i componenti, e questo accade nello stesso momento in cui noi stiamo andando e ci stiamo muovendo per andare a comprare in aree a basso costo, Cina piuttosto che Corea piuttosto che Messico. Quindi
da una parte si vogliono ridurre gli inventari, dall'altra si allungano in modo drammatico i tempi di procurement dei componenti, per cui l'equazione non è, diciamo, di soluzione immediata. E quindi ecco perché questo pilastro è molto importante, ed è molto importante in funzione della standardizzazione, perché ridurre gli inventari su processi non stabili non è un'operazione banale. Quindi tutto questo, che è una sintetica descrizione del nostro sistema di Manufacturing Excellence, e quanto noi abbiamo messo in pista per dare quello che riteniamo e quelli che sono i nostri obiettivi, all'interno delle quali ci sono le 5Z, che alcune delle quali abbiamo già visto nella presentazione dei colleghi di Elica, per cui zero vuol dire zero incidenti, zero difetti, quindi zero reclami da parte dei nostri clienti, zero broken promises, quindi servizio, zero loss maker, che è quanto indirizza il profitto. Loss maker intendiamo unità che siano in rosso, in sostanza, quindi che non portino profitto all'azienda, e beyond zero, che è il nostro programma di riduzione di CO2. Noi abbiamo un obiettivo di che una riduzione anno su anno, tutti gli anni, del 5% di CO2, indipendentemente dai volumi produttivi. Quindi se i volumi scendono è chiaro che uno è aiutato a raggiungere il suo obiettivo naturalmente, ma se i volumi salgono l'obiettivo resta comunque di ridurre del 5%, quindi in quel caso diciamo che gli sforzi richiesti per raggiungere la riduzione sono ben più alti. Tutto questo programma, che è partito un paio d'anni fa, viene evidentemente monitorato, e viene monitorato come? Questo è quanto facciamo noi nella divisione automotive, quindi questi sono tutti gli stabilimenti della divisione automotive in cui gli stabilimenti della mia business unit fanno parte, e vengono confrontati sistematicamente mese dopo mese, e viene fatta un ranking in cui viene premiato il miglior stabilimento. Non c'è un obiettivo di valore assoluto da raggiungere di punteggio, proprio perché lo scopo di questo tool non è tanto quello, ovviamente, chi arriva primo, c'è la cerimonia, viene premiato e si fa tutto quello che serve, ma è per definire chi all'interno della divisione ha i processi, le procedure migliori, e quindi quali sono quelli che possono imparare, da cui si può imparare e da cui si può andare per imparare qualcosa. Questo è l'anno scorso ha vinto lo stabilimento che produce i SEAL, quindi le unità gommate in India. Quello che viene prodotto, ci sono molti più dettagli di questi, ma in sostanza c'è una radar chart in cui i parametri a fronte dei quali le unità vengono classificate, che quindi sono incidenti, reclami, servizio, produttività, la capacity utilization, quindi il ratio di utilizzo degli impianti, l'indice di flessibilità e il manufacturing cost level index, che è la riduzione del costo di produzione anno su anno. Vengono classificati, c'è una radar chart, c'è una classifica, ci sono i best in class per ogni parametro. Come vedete ci sono unità che sono per tutto l'anno già, ce ne sono diverse, sia zero incidenti sia zero reclami, quindi il nostro obiettivo delle famose 5Z è raggiungibile. E questo è un sistema che, come vi ho detto, non ha un valore assoluto di obiettivo finale. Perché questo? Perché, come vi ho detto all'inizio, questo per noi non vuole essere un programma a 3 anni che ci porta a raggiungere una certa redditività piuttosto che un certo numero, ma è un progetto di trasformazione culturale
che ha iniziato il nostro gruppo, ha iniziato 2 anni fa con la parte produttiva, e quest'anno sta estendendo esattamente gli stessi concetti iniziati con la parte manufacturing al resto dell'azienda, quindi alla parte in generale customer management, quindi sono vendite e tutta la parte logistica connessa al cliente, la parte innovation, che è sia sulla innovazione di prodotto sia sull'innovazione di processo, demand chain, quindi tutta la parte logistica, ma anche settori diciamo non tradizionalmente spesso toccati da questo tipo di iniziative, come la parte finance e come la parte risorse umane, e tutti questi settori cominceranno anch'essi a seguire questo tipo di processo, diciamo, di trasformazione aziendale, e verranno quindi si verranno ad aggiungere a quanto già fatto negli stabilimenti produttivi, perché io penso che un'azienda che subisca una trasformazione culturale solo nel settore produttivo non funziona. Poi ci sono due realtà che viaggiano a velocità diverse e che alla fine cominciano ad avere valori e identità diverse, per cui il giocattolo a un certo punto si rompe, e quindi è necessario veramente fare in modo che il resto dell'azienda segua e alla fine si adegui e si trasformi in modo organico e completo per poter arrivare a quello che vogliamo. Io direi, mi pare, sia, sì, è l'ultima slide, quindi chiudo il mio intervento. Grazie.